oggi e nelle prossime lezioni parleremo dell'integrale di funzioni di 2 e 3 variabili. Vedremo giusto qualche cenno sull'integrale di Riemann, in qualche caso particolare sui domini normali. Non tratteremo la teoria dell'integrazione perché non abbiamo il tempo, giusto faremo qualche cenno sulle cose che vi possono servire. Sia alfa che x appartenente alla b associa alfa di x appartenente all'r e beta tale che a x appartenente a cd associa beta appartenente ad R. Due funzioni definite e continue, intervallo chiuso e limitato, due intervalli chiusi e limitati a B e C, D di R. Scusate ragazzi. Definite e continue nello stesso intervallo a B di R. Sia due funzioni continue, definite e continue nell'intervallo chiuso e limitato a b di r, tali che alfa di x sia per uguale di beta di x per ogni x appartenente alla b. L'insieme uguale insieme le coppie x y appartenenti ad R quadro tale che x è maggiore o uguale di a e minore o uguale di b e y è maggiore o uguale di alfa di x e minore o uguale di beta di x e chiama dominio normale rispetto all'asse X e si pone la misura di D uguale integrale da A in B di beta di X meno alfa di X in X. Questo è l'intervallo a B, per esempio questo è il grafico della funzione y uguale alfa di x, questo è il grafico della funzione y uguale beta di x, dove per ogni x alfa di x è minore o uguale di beta di x. Quindi sono dei punti in cui alfa e beta possono coincidere, o potrebbero coincidere su tutto la pinta. E il dominio D sono i punti x e y appartenenti al quadro tale che x varia tra i b. E fissato x e y varia tra alfa di x e beta di x. Quindi qui si insieme. Questo è insieme. Dominio normale rispetto all'asse X. Similmente si definisce un dominio normale rispetto all'asse Y. Siano gamma tale che a Y appartenente all'intervallo chiuso indicato dietro, quindi associa gamma di Y appartenente a Y. E delta tale che a Y appartenente allo stesso intervallo D associa delta di Y
appartenenti ad N, tali che gamma di Y è minore uguale di delta di Y per ogni Y appartenente a C. Insieme le x di y appartenenti a R quadro, tali che y è maggiore o uguale di c e minore o uguale di b, e x è maggiore o uguale di gamma di y e minore o uguale di delta di y, si chiama dominio normale rispetto all'asse Y, che si pone a misura di E con l'integrale tra C e D di delta di Y di gamma di Y in Y. Questo è C, questo è D. Questo è per esempio il grafico X uguale a gamma di Y. Questo è il grafico della funzione x uguale a delta di y e questo è il vostro dominio normale rispetto all'asse y. Domini che possono essere normali sia rispetto all'asse Y rispetto all'asse X che rispetto all'asse Y. Il caso più semplice qual è? Il caso in cui, per esempio, alfa e beta sono due costanti. Costanti, il vostro dominio è un rettangolo e questo è normale sia rispetto all'asse X che rispetto all'asse Y. Caso in cui alfa di X è una costante alfa e beta di Y X è una costante beta per ogni X, questo è il vostro dominio, che è un dominio normale sia rispetto all'asse X che rispetto all'asse. Ragazzi, allora, noi parleremo sempre di dominio normale rispetto all'asse X, ma tutto quello che diremo può essere riscritto con le opportune modifiche per un dominio normale rispetto all'asse Y, d'accordo? Tutto vale per il dominio normale rispetto all'asse Y. Grazie.
giardini, incluso nel quadro. Un dominio normale rispetto all'asse X, una partizione di D in domini normali rispetto all'asse X e una famiglia finita uguale di 1 di n di domini normali rispetto all'asse X, tale che se fate un'unione sui che varia tra 1 ed n di D con I ottenete l'insieme D. Poi questi insiemi di U di N hanno un 2 a 2 interno disgiunto, cioè l'intero di D con I intersecato l'interno di D con G è uguale a 2 se I e J sono uguali a 1 N e D diverso da J. Per esempio questa risulta essere, assegnate il vostro dominio D, questa risulta essere, abbiamo ripartito il dominio D in 1, 2, 3, 4, 5, 6 domini normali. La loro unione, ognuno di essi è un dominio normale rispetto all'asse X, la loro unione vi dà D. Se prendete due domini e ne fate intersezione, o l'intersezione e prendete questa e questa intersezione vuota, prendete questa e questa, hanno in comune soltanto questo tratto della loro frontiera, quindi i loro interni sono disgiunti. Quindi in ogni caso comunque prendete due domini da partizione distinti tra di loro, i loro interni sono disgiunti. Siano di 1 e di 2, 2 domini
Rispetto alla six. Allora, di 1 intersecato di 2. Se non è l'insieme vuoto, è un dominio normale rispetto alla X. Due casi. Prendete due domini normali rispetto alla X. Fate l'intersezione. Ottenete l'insieme vuoto. D'accordo? Oppure ottenete un insieme che ottenete un dominio normale rispetto all'asse X. Non c'è la dimostrazione. Supponiamo che di 1 in questo caso di 2 sia diverso da 2. Per esempio in questo caso. Questo è di 1. Questo è a 1. Questo è di 1 e questa è una funzione alfa 1 che beta 1. Questo è a 2, questo è di 2, questa è una funzione alfa 2 e beta 1 e questo è di 1. Allora, in caso in cui di 1 e di 2 l'intersezione tra di 1 e di 2 è diverso dal vuoto. Allora, di 1 intersecato di 2 è uguale insieme di tutti x più y appartenenti a r quadro. Alle chi? X è maggiore o uguale del massimo tra x maggiore o uguale del massimo tra a 1 e a 3. Scriviamo x maggiore o uguale di a 3 minore o uguale di b3 y maggiore o uguale di alfa 3 di x minore o uguale di beta 3 di x, dove a 3 è uguale al massimo tra a 1 e a 2, b3 è uguale al minimo tra B1 e B2, alfa 3 di X è uguale al massimo tra alfa 1 di X ed alfa 2 di X e beta 3 di X è uguale al minimo tra beta 1 di x
e beta 2. Ragazzi, se D1 intersecato D2 è diverso al vuoto, allora a 3 è più piccolo, a 3 è più piccolo di B3, alfa 3 di X è più piccolo di beta 3 di X, e alfa 3 e beta 3 sono due funzioni continue. Quindi questo è il vostro, e quindi D1 intersecato D2 risulta essere un dominio normale rispetto all'asse. Sapete cos'è il diametro di un insieme? Eh? X e Y, calcolate la distanza tra X e Y e poi calcolate l'estremo superiore di queste distanze facendo variare X e Y in A. D'accordo? Il caso più semplice qual è? Se state in R, per esempio, avete un intervallo a B, cosa corrisponde il diametro dell'intervallo a B? Intervallo a B, ragazzi, sia se metto qua aperto, chiuso, chiuso a sinistra, aperto a destra, viceversa, è sempre uguale, diamo sempre uguale a B meno A. E se ho un insieme di questo tipo in R, A, B, C, D, A è uguale all'intervallo AB unione, per esempio, CD, dove C è maggiore di D. Ho due intervalli disgiunti. Chi è il diametro di A? Eh? Cosa devo fare, ragazzi? Devo prendere due punti di A, calcolando la distanza da questi due punti, e poi fare variare questi punti per vedere dove prendo l'estremo superiore. Allora, se prendo un punto qui e un punto qui,
il diametro, la distanza da questa, questa distanza. Se prendo un punto qui sarà questa la distanza. Però io posso prendere un punto qui e un punto nell'altro. E trovate che posso prendere un punto qui. E qua prendo x1 e qua prendo x2. E quindi la distanza è questa. E quindi? Che cosa è il sup di questa distanza? D meno A. D meno A. La distanza dei punti D e A. Di A è uguale a D meno A. Se sto nel piano e ho un cerchio che è il diametro e poi la sua volta il raggio, d'accordo? Se un insieme di questo tipo su per giù, sa dire che la distanza da questo punto e questo punto, supposto che questi punti, supposto che ha ripreso l'insieme con tutta la sua frontiera, d'accordo? La distanza da questo punto e questo punto, anche se abbiamo escluso la frontiera, è sempre la stessa cosa il diametro, anche se i punti questi punti non appartengono al domino, cioè, il diametro sempre dalla distanza, questa è la distanza massima per giù. Proposizione. Sia D inclusi nel riquadro un dominio normale rispetto all'asse X. Allora esiste una decomposizione. La sapete chiamata decomposizione o partizione? L'abbiamo chiamata partizione. La partizione di D in domini, ma scusa ragazzi, allora fissato delta maggiore di 0 esiste una partizione di D in domini normali rispetto all'asse X D uguale di 1 di n tale che il diametro di D con I è più piccolo di delta però n uguale 1. Fissato
ho un di un dominio normale fisso delta, posso trovare una decomposizione di D di dominio normale tale che ogni elemento della decomposizione ha un diametro minore di delta. Ragazzi, ovviamente non è che esista una sola decomposizione, il stato delta non è che esista una sola decomposizione, certamente esiste una, ma potete trovare infine decomposizioni che hanno questa proprietà. Postuliamone una, per esempio. Qual è l'idea? Questo è il nostro dominio G. Considerate una pavimentazione di R quadro con quadrati di lato di lunghezza L e con i lati paralleli agli assi coordinati. Pavimentando R con mattonelle che hanno i lati paralleli agli assi coordinati, sono spariti gli assi qui. Questa era X, questo è maggiore X, d'accordo, di lunghezza L. Ragazzi, se il quadrato al lato L, il diametro di un quadrato è cos'è? Proprio la diagonale del quadrato. Allora, quando va la diagonale, quando misura la diagonale di un quadrato di lunghezza L? Radical 2L. Allora io voglio scegliere questi quadrati in modo tale che il diametro di ognuno di questi quadrati sia più piccolo di delta. Quindi è sufficiente scegliere radical 2L più piccolo di delta. Scegliere, fare questa pavimentazione con quadrati di lato L più piccolo di delta sul radical 2. D'accordo? Delta è fissato. Quindi ognuno di questi quadrati ha diametro più piccolo di delta. Sono a 2 a 2 disgiunti. Se ne fate una riunione, ovviamente la riunione contiene D. Allora cosa fate? Vi andate a prendere, vi andate a fare intersezione di D con questi quadrati e considerate queste intersezioni che sono diverse dal vuoto. Per esempio, guardate questa qui, questo qui, questo. Considerate queste, anche qua sotto c'è qualcosa. D'accordo? Considerate l'intersezione di questi quadrati con D e prende quelli, quelle intersezioni che sono diverse dal vuoto. D'accordo? Allora, i quadrati sono dominio normale rispetto all'asse X? Sì, sono dominio normale sia rispetto all'asse X che all'asse Y. D è un dominio normale rispetto all'asse X, quindi per la proposizione precedente l'intersezione di un quadrato con D è un dominio normale rispetto all'asse X. D'accordo? Quindi ognuna di queste zone tratteggiate è un dominio normale rispetto all'asse X. Se fate uno di tutto questo, vi ottenete D. D'accordo? Se fate l'intersezione di due domini tratteggiati, questi due all'interno gli interni sono disgiunti e come sono stati costruiti, d'accordo? E quindi è così costruita una partizione di D in dominio normale rispetto all'asse X con il diametro più piccolo di delta.
annunciamo questa proposizione di cui non daremo la dimostrazione, sia di incluse nel quadro un dominio normale rispetto all'asse X, che sia P uguale di 1 di N, una partizione di in domini normali rispetto alla SIX. Allora, la misura di D è uguale a sommatore di D uguale tra 1 ed L della misura di D con I. Questo è il vostro dominio di normale rispetto alla X. Lo state comprendendo in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domini normali rispetto alla X. La misura di D, della misura di questo, più la misura di quest'altro, più la misura di quest'altro, più questo, più questo, più questo, più questo. Allora, lasciamo una situazione di questo risultato. Passiamo adesso a iniziare a definire l'integrale di una funzione limitata su un dominio normale. Ragazzi, ricordate come si definisce l'integrale di una funzione limitata in un intervallo? Siete copiato questo? Ma cosa facevate, ragazzi, in analisi 1? Prendevate un intervallo a B, d'accordo? Chiuso e limitato. Consideravate una decomposizione di intervallo AB attraverso dei punti x con 0 uguale a, x con 1 maggiore di x con 0, x con 2 maggiore di x con 1, fino ad arrivare a x con k uguale a b. Quindi facciamo la decomposizione dell'intervallo AB in intervalli x con i meno 1, x con i. Poi avete una funzione f definita e limitata su AB. Cosa facevate? Consideravate la somma inferiore di f rispetto a questa, fissando questa decomposizione, no? Cosa facevamo? La misura del primo intervallino x con 1 meno x con 0 per l'estremo inferiore della f su questo intervallino. Poi queste cose sommavate. La misura del secondo intervallino per l'estremo inferiore della f sul secondo intervallo, e così andando avanti. Facciamo la stessa cosa, invece di metterci l'estremo superiore ci mettevate l'estremo, invece di mettere l'estremo inferiore mettevate l'estremo superiore, d'accordo? Cosa avevate? Le somme inferiori e le somme superiori. Le somme inferiori erano sempre più piccole, ogni somma inferiore è sempre più piccola di una somma
superiore. La funzione si dice integrabile se soltanto se, se soltanto se. Quindi avete che il sup delle somme inferiori è sempre più piccolo dell'inf delle somme superiori. Questo è sempre vero. La funzione si dice integrabile se questo sup è uguale all'inf. E in quel caso chi è l'integrabile per sup o per l'inf? La stessa cosa. Ragazzi, fa la stessa cosa per l'analisi per funzioni più variabili. Dove? Cosa cambia? Invece di avere un intervallo, avete un dominio normale. D'accordo? Qual è la caratteristica dell'intervallo? Che siete in grado di calcolare la misura dell'intervallo. Adesso dobbiamo definire la misura di un dominio normale. Poi invece voi suddividete l'intervallo in intervallini. Qui cosa fate? Verrà suddiviso, decomposto il dominio normale in domini normali. Qual è il vantaggio degli intervalli piccoli, degli intervalli? Voi conoscete la misura dell'intervallo, voi conoscete la misura dei domini normali, poi tutto funziona nel modo, la definizione è analoga, d'accordo? Con l'accortezza di sostituire agli intervalli, i domini normali e alla misura del alla misura dell'intervallo, la misura dei domini normali. Allora, definizione. Sia D incluso in R quadro un dominio normale rispetto all'asse X. E F di D in R una funzione limitata. Sia B uguale di 1 di n una partizione di D in domini normali rispetto alla X. Ora poniamo S piccolo di P uguale sommatorio sui intervalli tra 1 a 20 della misura di piccoli per esempio di F. Questo esame inferiore è il numero reale perché la F è limitata. S maiuscolo di P uguale sommatorio sui che vale tra 1 ed n della misura di Piconi per esame superiore di F stessa cosa che facevate per funzione di una variabile. L'unica differenza cosa è? Che lì avevate degli intervalli e qui avete dei domini normali. Questa è l'unica differenza. Ma abbiamo definito la misura dei domini normali, quindi tutti a capo. Adesso ragazzi, proprio un intervallo, poi faremo vedere quello che abbiamo fatto, che avete visto in analisi 1. Che se prendo due partizioni, P1 e P2, S piccolo di P1 è sempre più piccolo di S grande di P2.